Durante di Alighiero degli Alighieri, da noi conosciuto meglio come Dante, non solo sommo poeta, non solo uomo che ha saputo concentrare in sé l'invenzione di una lingua, quella che tuttora parliamo, uomo con una visione umana, civile, politica, di cui pagò di persona le più dure conseguenze. Nella più irrealistica delle situazioni, la visita dell'inferno, ha saputo dare con il realismo più crudo il quadro delle eterne umane debolezze. Dante Alighieri. L'attualità di Dante, si dice, no? L'attualità di Dante mi sembra come se uno mi dice sono attuali le mele, attuali il sole, attuali il sale. Finché sarà bisogno, non ci piace mangiare, diciamo, sciocco, come si dice in Toscana, ci sarà bisogno, e quindi è sempre attuale. Per me Dante fa parte della natura, diciamo così. È una cosa, anzi, ci sono delle parole che si capiscono solo oggi. Ha inventato una lingua proprio per sommissili, le parole di Dante per bombardare il futuro. Boom! È una parola di Dante, un verso di Dante che è stato scoperto, che ci bombarda, che va proprio oltre il futuro. Ha scritto poi in volgare, come si sa, no? Nel dialetto che non era un dialetto, ma l'ha usati tutti, l'ha presi tutti, ci ha fatto uno studio, non potete sapere quanto, guarda, ma proprio quanto ci ha studiato con un amore che non dormiva la notte, e ha fatto questa audacia, il fatto che abbia scritto in una lingua che poteva finire da un giorno all'altro. Dante, naturalmente, a parte la grandezza della poesia, ha creato la lingua italiana, uno dei più bei libri veramente che si possono leggere, è proprio il De Vulgare Eloquentia. Una lingua italiana che non esiste nel senso di essere identificata con una o l'altra parlata, ma l'italiano sarebbe una sorta di terreno comune, di fondo comune, di lingua ideale, non per ideale perché astratta, ma perché non, diciamo così, monopolio di nessuna regione. È straordinario che Dante, in quel momento in cui certamente la letteratura e la lingua italiana dava nella Toscana i suoi più grandi risultati, non si lascia minimamente abbagliare da alcun localismo. Va a fare i conti con tutte le parlate dell'Italia, anche con quelle che in quel momento non producevano grandi opere d'arte. Non c'era mica la lingua italiana, non solo ha fatto la lingua, ha fatto una nazione che non c'era. L'Italia non c'era prima, senza Dante non ci sarebbe mai stata, sgretolata. L'Italia è stata unita proprio dalla bellezza, è la bellezza. L'Italia è l'unico paese al mondo dove è nata prima la cultura e dopo la nazione. E si è messo lì per vent'anni della sua vita per darci il regalo più bello, per dire questi siete voi, guarda che ti do. Quando si parla di Dante si parla di una miseria, non è Petrarca che era lì, ambasciatore, faceva le sue cose, Dante non c'aveva proprio neanche un fazzoletto, proprio povero, la miseria, ricercato, condannato a morte, lo guardavano, come ha fatto a scrivere senza l'inchiostro, la carta costava l'ira di Dio. Ragazzi, io ve lo dico, Dante Alighieri, no, voi ve lo immaginate con quel naso, l'alloro, le cose come lo fa Raffaello Botticelli, quest'estate ottocentesca, era un ragazzo. Quando ha scritto la Divina Commedia, aveva 35 anni, 23-24 anni meno di me ora. Io ti dico, era un ragazzino. Ha inventato la rima, ha inventato la prima persona. Prima di lui io non si diceva in un poema, pensate alla bellezza, io, personaggio. Lui, queste sono tutte cose che si sanno, ma ridirle fa sempre impressione. E poi noi si pensa a Dante Alighieri come quello che ci ha descritto il mondo dell'aldilà. E paradossalmente è invece quello che ci ha descritto minuziosamente il mondo di qua, ma proprio come siamo fatti. Leggere Dante Alighieri fa impressione, bisogna leggerlo, io ve lo dico ragazzi, non all'improvviso così, ci vuole un'armatura. È pericoloso, è una rivoluzione, è un'estasi, è una devastazione insieme, ci rivoluziona. Quando si legge Dante si entra dentro al pensiero, un pensiero potente ad un altro, ci fa vedere come siamo fatti, ci conosce meglio di chiunque altro, dico, ma viene voglia di telefonargli, di fare una passeggiata con lui, di prendere un caffè insieme, fare una discussione, si fa un viaggio, il più grande viaggio della storia dell'umanità, altro che Cristoforo Colombo o gli americani sulla Luna, quello che ha fatto il viaggio più lontano, più lungo, più memorabile, insuperato è Dante Alighieri, e è l'unico che è tornato indietro, perché tanti vanno oltre, ma rimangono là, rimangono, non impazziscono, non tornano indietro. Dante Alighieri è tornato indietro e non si può sfuggire. Il nostro pianeta è troppo vicino per permettersi il lusso di ignorare Dante Alighieri. È come ignorare la nostra coscienza, noi stessi, non vedere noi stessi proprio, no? Lui ce lo fa vedere minuziosamente proprio chi siamo. Quest'uso delle parole e il fatto
di farla popolare, voleva che fosse proprio appannaggio di tutti, uomini, donne, bambini e nobili, e l'ultimo degli uomini, proprio voleva che leggesse il suo poema. Il fatto di dirla, di impararla a memoria, che è una tradizione orale antichissima che noi abbiamo, diciamo in Italia quasi tutti, dicono, non c'è persona alla quale si nomini Dante che non lo conosca, faccia un balzo, no, ma quasi in tutto il mondo ormai, no? Io facevo il cantore d'ottava, andavo a cantare l'ottavina improvvisata e era obbligatorio conoscere Dante, no? Bisognava conoscerlo, anche i miei parenti, dai nonni, magari storpiando dei versi, state contenti, umana gente al qui, ah. E mio nonno magari non sapeva cosa voleva dire, però sentivano che c'era una bellezza, c'era qualcosa che andava oltre l'intelligenza, non c'è bisogno di essere intelligenti per capire Dante. Lui ha parlato di tutto il sapere della sua epoca. Oggi sarebbe impossibile, Dante è inimitabile, perché oggi bisognerebbe sapere la fisica atomica, i quanti, sapere, insomma, tutto il sapere oggi è impossibile, ma Dante allora sapeva tutto.